Grazie, questo è un video sui capelli, in quanto mi è stato chiesto da tantissimi di voi. Oltretutto volevo spiegarvi alcune cose. Io ho fatto da poco, diciamo, due tipi di stirature, quindi quando l'ho postato su Facebook, tantissime di voi ho visto che l'hanno fatto, tantissime di voi interessava, quindi ho pensato di fare un video. Allora, ne ho fatti due perché io volevo fare la stiratura classica dei capelli, come vedete, dalla mia famosa parrucchiera, che vi metterò qua sotto il link anche dei prodotti che utilizzo per i capelli suggeriti da lei. Praticamente lei mi ha spiegato che un suo rappresentante voleva proporle un altro tipo di stiratura, se avevo voglia di fare tra virgolette da cavia, e quindi io ho accettato. Allora, praticamente lui, questo signore qua, è venuto, visto la lunghezza dei miei capelli, sono stata lì circa 3 ore. Vi dico, lui ha fatto quella della Tane. E sarebbe una, diciamo, più che stiratura questa, l'ho scoperto più che altro dopo mentre la faceva. C'è scritto trattamento di ringiovanimento capillare, sistema anticrespo. Capelli lisci, brillanti, sani e setosi, dolci e forti. Ed è alla cheratina. Questo è il volantino. Ok. Questo è il volantino interno che dà tutte le spiegazioni, ma penso che questa cosa qua la trovate anche su internet. Allora, vi dico, bella nel senso che ho i capelli morbidissimi, non mi si formano nodi, li vedevi molto più lucidi, molto più in vita. L'unica cosa che sì, mi ha tolto un po' l'anticrespo, però comunque il piccolo, l'ondulato riccio un po' che ho sotto era lo stesso rimasto. Infatti, dopo questa procedura, io cosa ho fatto? Sono tornata la settimana dopo a lavare i capelli dalla parrucchiera e anche lei l'ha visto, mi ha detto benissimo perché comunque anche la stiratura, cioè la stiratura normale, la fonatura normale della parrucchiera ci ha messo mezz'ora, 40 minuti al posto dell'ora classica, però comunque non erano lisci, nel senso che se io li lavavo da soli avrei dovuto lo stesso piastrarli, piastrarli, piastrarli. Quindi diciamo che non è che ero rimasta delusa, però non, cioè, secondo me non può essere chiamata stiratura. Perché essendo anche comunque una cosa naturale, non ci sono dentro niente di strano, ovviamente non poteva rendere proprio come stiratura. Per carità, bellissima, però oltretutto so che questo tipo di stiratura vi viene a costare anche un pochettino. Quindi, quando voi scegliete di fare la stiratura, informatevi che tipo di stiratura è. Perché, per carità, io avevo il Deprian e avevo letto e avevo già intuito che non era vera e propria stiratura, ma più perché c'è scritto proprio sistema. Qua vedete, c'è scritto sistema anticrespo in grande. Quindi avevo già capito che comunque non era la vera e propria stiratura. Quindi quando voi scegliete di fare la stiratura da un parrucchiere, a parte che deve essere strafidato perché ne ho sentite di tutti i colori da questo signore qua, compresa la mia parrucchiera, quindi deve essere strafidato, informatevi che marca utilizza e che sistema utilizza, prima che voi comunque convinti di avere i capelli liscissimi, andate a fare questo sistema, poi scoprite bellamente che invece non li avete lisci ma che avete speso solo dei soldi. Quindi cosa ho fatto? Essendo una cosa naturale, essendo una cosa che non richiedeva niente, dopo una settimana, praticamente da quando li ho lavati, quindi due da questo sistema di stiratura, sono tornata dalla mia parrucchiera e ho fatto la stiratura vera e propria. Lei, come sapete, ha la Matrix, quindi ho fatto la stiratura della Matrix. Qua sotto nel box vi metto tutti i link, comunque se volete curiosare. La stiratura della Matrix mi ha detto che ci sono due sistemi, nel senso che il sistema che ha fatto me, che è quello normale, che non serve a tu, cioè serve perché i capelli poco mossi, ma cioè quindi per il mio tipo di capello. Invece l'altro sistema che sarebbe che durante la procedura lei ti passa anche questa piastra apposta che ti fa sì che poi i capelli rimangano drittissimi. E questo viene utilizzato soprattutto che i capelli molto mossi. Allora, il mio sistema l'ho pagato 70 euro in quanto alla lunghezza dei capelli. L'altro sistema con la piastra veniva a costare 150 euro. Lei, come sempre, è stata onestissima, mi fa: ma alla fine tu non hai capelli molto crespi, cioè solo un po' ondulati sotto, quindi ti consiglio quella da 70 euro. Nulla toglie un domani se sono proprio fissata da far l'altra, però mi ha detto sinceramente, secondo me non ti serve. Quindi, come sempre, mi sono fidata, me l'ha fatta. Anche qua circa 3 ore. Non è una cosa molto naturale, nel senso che comunque è come se fosse una tinta, nel senso che ha dentro anche dell'ammoniaca, quindi ha un odore molto forte all'inizio quando lo fai. Però dato che devi tenere su questo un pacco, tipo per un 20 minuti, diciamo che 20 minuti l'odore lo sopporti.
Risultato, il risultato è stupefacente. Io comunque vi metto anche le foto perché avevo fatto un video tanto tempo fa per un concorso dove mi si vedeva con i capelli bagnati. E ieri, praticamente, quando li ho lavati, ho fatto la foto dei capelli bagnati. Completamente un abisso, nel senso che io quando li lavo ho i capelli un po' mossi, come vi dicevo sotto. Adesso che li ho lavati, i capelli sono dritti. Infatti lei mi ha detto, guarda che con questo sistema qua, tu, anche se ti metti a fare le treccine, i capelli non diventano mossi, rimangono dritti. E io, cioè, da una parte ci credevo, dall'altra dicevo, boh, sapete com'è, finché uno non vede, non testa, non ci crede. Bene, il risultato è stato che io ho lavato i capelli erano dritti, quindi li ho asciugati col phon, proprio così, all'aria, in 10 minuti. Potevo tenerli così, perché erano già belli dritti, solamente che volevo togliere un po' di crespo, un po' di umidità che a me si forma, in quanto avendo tantissimi capelli mi si gonfiano a me. Quindi già si sono sgonfiati parecchio, però volevo dargli quel tocco in più, quindi cosa ho fatto? Ho attaccata la GHD, ho preso una ciocca, ho fatto proprio così, cioè questo gesto qua, tac, basta, perfetto. Praticamente io prima ci mettevo un'ora tra asciugare i capelli e poi piastrarli, adesso ci ho messo mezz'ora, cioè io non ci volevo credere. In più, se io tocco i capelli così, a parte che li ho sfottuti un po', cioè ne sento molto 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 meno, cioè sembra di averne di meno adesso, perché col fatto che sono tutti appesanti, cioè dritti verso il basso, le sento molto meno. Sono veramente soddisfatta, 70 euro spesi benissimo. Infatti io vi consiglio la parrucchiera, se poi oltretutto avete Matrix, perché ha una casa veramente buona, fatela. Vi dico la durata, lei mi ha detto che dovrebbe durare dai 3 mesi in poi. Però dipende dal tuo capello, perché ovviamente la radice non viene toccata, ma parte subito da dopo la radice. Quindi mi dice, se tu hai un capello con crescita molto veloce come il mio, ovviamente non ti durerà tanto quanto una persona che ha una crescita molto più lenta. Quindi dipende, però nulla toglie fra 3 mesi di andarla a rifare. Io onestamente l'ho fatta perché? Perché adesso fa caldo, comincia il caldo e quindi io comincio a tenerli raccolti tutto il tempo. Quindi raccolti con lo chignon si forma poi le righettine dello chignon. Quindi la sera quando li voglio poi lasciare sciolti, non li lascio mai sciolti perché non mi piacciono. Primo. Secondo, perché li lavo comunque ogni 3-4 giorni massimo, perché ho i capelli che non si sporcano, però sudando mi dà fastidio, quindi appena sudo li lavo. E quindi non posso perdere ogni volta un'ora a stirare i capelli, che poi dopo, cioè la mattina dopo che vado a lavoro li leggo, non ha senso. E in più comunque una comodità al mare, perché al mare li tengo molto legati, il fatto che comunque mi si gonfiano e tutto quanto. Quindi ho voluto fare questa cosa qua. Vi dico, sono soddisfatta al massimo di questo trattamento, dell'altro non è che mi è piaciuto molto, per carità, morbidi, capelli, cioè ancora adesso i capelli che, cioè tu passi così i capelli non si forma, cioè i nodi non so neanche più cosa siano, mai visto un nodo, ma neanche per dire quando voi lavate i capelli mettete il balsamo, poi li pettinate, ecco, nessun nodo, cioè fate conto che posso pettinarli col pettine e anche con le dita e vedete quanti capelli ho, cioè prima non potevo neanche, ma neanche con la spazzola dovevo uscire dalla vasca e pettinarli piano piano. Quindi per carità, un trattamento stupendo, solamente che dipende voi cosa cercate. Se cercate i capelli dritti e volete la stiratura vera e propria, questo non è indicato. Invece quello della Matrix che mi ha fatto la mia parrucchiera è quello indicato. Ovviamente se voi avete tanti capelli ricci vi faranno poi quelli con anche nel mentre la stiratura per fissare tutto ancora di più. Invece per chi non li ha tanto mossi ma solo molto voluminosi, poco mossi, un po' crespi, penso che vi suggeriscono l'altro, non so, io non sono una parrucchiera, la mia mi ha spiegato questo. Con nulla togliere che potete poi, se non vi piace quanto lisci sono, farla dopo. Quindi questo è il quadro di quello che io ho imparato in questa cosa qua. Oltretutto, io utilizzando già i prodotti Matrix non ho bisogno di comprare altri prodotti per il mantenimento, perché i prodotti Matrix, essendo così buoni, vanno benissimo come mantenimento. Però il signore mi spiegava che ci vogliono i prodotti buoni, perché quelli del supermercato no, nel senso che tu fai un tipo di questo tipo di trattamento, tipo quello alla cheratina che avevo fatto, se utilizzi quelli del supermercato vai un po' a rovinare questo trattamento. Quindi mi spiegava che ci vogliono comunque prodotti buoni, io già avendoli in casa perché sono della Matrix. Scusate, ma come avevate sentito suonava il telefono. Vabbè, comunque vi stavo dicendo, dipende voi cosa cercate, però informatevi molto bene, perché non vorrei che voi vi informate e non vi danno tutte le informazioni
necessarie e poi rimanete delusi e dite ah che schifo, no. Perché, ah, a proposito, volevo anche dirvi questo. Dovete chiedere, perché non so, nel senso, io sapevo che un tempo la stiratura per chi fa i colpi di sole non poteva essere fatta perché li rovinava ancora. Io non so se adesso è ancora così. Io, alla mia parrucchiera, avendo fatto la tinta ormai, l'ultima tinta fatta risale circa a dicembre. Poi non ho più fatto tinte, ho lasciato i capelli come venivano praticamente. Non ho fatto più tinte, me l'ha fatti senza problemi. Solamente che tipo, chi fa tinte o ha i capelli molto colorati, decolorati, quelle chimiche, nel senso che hanno dentro l'ammoniaca, vengono sconsigliate. E quindi utilizzano più quelle naturali. Però con quelle naturali, tipo quella che avevo fatto io, anticrespo, perché era naturale. Però comunque non è una vera e propria stiratura. Quindi informatevi molto bene, non fatevi fregare soldi, per favore. E scusate. E niente, questo è tutto quello che vi volevo dire. Se avete domande fatemele pure. Se avete anche voi avuto un'esperienza di stiratura dei capelli, scrivetelo qua sotto. Se soprattutto vi ricordate più o meno la marca, cioè più informazioni vi ricordate meglio è, perché comunque se una persona vuole fare la stiratura, guarda questo video, legge sotto nei commenti, può capire se quello che vi viene proposto può andare bene o no. Quindi se voi che l'avete fatta e vi è piaciuta o non vi è piaciuta, date più informazioni possibili qua sotto scrivendo come l'avete fatta, quanto vi è durato, come vi siete trovati, se ricordate anche la marca utilizzata, come sono un po' i vostri capelli, se colorati o non colorati, scrivete tutto, 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 tutto sotto, perché è tutte informazioni utili che possono servire. Una cosa, questi tipi di stirature comunque schiariscono un po' i capelli, perché ovviamente c'è dentro l'ammoniaca e tutto quanto. Infatti, se notate, i miei capelli sono diventati molto molto più chiari. Però vi ripeto, vorrei vedere fino a che punto arrivano i capelli, cioè nel senso vorrei vedere se tornano biondi, non tornano biondi, e poi al momento che non mi piacciono più potrei rifare uno shampoo. Perché oltretutto vi dico anche una cosa, la mia parrucchiera, oltre a farmi, mi aveva fatto la tinta a dicembre, poi mi ha proposto gli shampoo coloranti. Durano di meno della tinta, solamente che io la tinta la facevo solo per avere il colore scuro e così far andare via tutto il biondo che avevo dalla nascita. Adesso io ho fatto questo shampoo che è meno invasivo, fa meno male ai capelli, e vi dico che il risultato è stato lo stesso, nel senso che comunque non sono tornata bionda, non mi si sono schiariti da morire i capelli, quindi sono stata molto soddisfatta. Infatti tinte non penso che ne farò mai più, piuttosto questi shampoo che sono un po' più leggeri rispetto alla tinta. Vabbè, niente, mi stavo dileguando. Questo è il tutto, spero che questo video vi sia utile, perché in tantissimi me l'avete chiesto. Spero che i miei capelli vi piacciono, nel senso che il risultato di quello che ho ottenuto con la stiratura vi piaccia. Si sono un po' schiariti, ma come vedete sono drittissimi, non perché ho passato la piastra, ma perché comunque erano dritti anche prima. L'ho passata solo per togliere quel crespo che mi si forma. Comunque spero di esservi stata ancora d'aiuto e un grosso bacio a tutte. Ciao!